Ecco, sono in diretta. Adesso sono in diretta, inizia la diretta. È giovedì, sono le 19 esatte, puntuali, perché io alle 19 schiaccio in diretta e dovrebbe collegarsi e dovrebbe arrivare la comunicazione a Marco Giovenale. Eccolo qua. No, non è lui. Comunque aspetto Marco Giovenale che si colleghi in modo che io posso invitarlo a partecipare alla diretta. Vediamo se non ancora parleremo di poesia con Marco Giovenale, che è uno dei più come dire importanti autori della poesia di ricerca. In questo periodo io non lo vedo collegarsi, vedo invece Michele Zaffarano che si è collegato e altri che saluto. Io mi scuso con tutti che non sono così bravo a digitare qua il saluto, però lo faccio a voce, anche Alberto Oliva che ringrazio di essere. Dicevo prima. Adesso basta ringraziare tutti, che parleremo con Marco Giovenale, che spero si colleghi però, perché così ci siamo sentiti un minuto fa, così parliamo di poesia, parliamo di quello che fa lui. È uno tra i fondatori del sito di materiali sperimentali dal titolo gamma.org, gamma con 3m.org, che è nato nel 2006. Vive a Roma, dove lavora come editore, curatore indipendente, lettore per case editrici, traduttore dall'inglese, sto leggendo perché ha un curriculum molto lungo e pieno di cose. Eccolo qua che lo saluto, lui mi saluta e adesso lo vado a invitare. Eccolo qua. Silvia, ecco, lo so, sì, Michele, però quello che. Eccolo qua, Marco Giovenale. Ciao Marco, Ciao Antonio. benvenuto in questa diretta. Io ho già un po' anticipato chi sei, uno dei fondatori di gamma.org nel 2006, ma non sei solo quello perché fai tante cose. Permettimi, perché io leggo, leggo e ti descrivo secondo, diciamo così, i dati che mi hai fornito, ma che comunque si possono trovare tranquillamente online. E sei anche redattore di vari spazi web, curi una collana che si chiama SIN, scritture di ricerca per le edizioni Icona Libere, hai scritto molti libri di poesia di cui adesso parliamo del tuo lavoro, anche in prosa, in più sei traduttore e usciranno altri libri. Insomma, posso dire che sei un animatore culturale legato al linguaggio della poesia e della ricerca? Sì, beh, sicuramente, forse la definizione Animatore più sintetica, più nel senso giusta. buono, perché quando pensiamo all'animatore pensiamo immediatamente ai villaggi con la gente che si diverte, che si divertiva. Ecco. Marco, benvenuto. Pensiamo anche all'animazione dei cartoni animati, che mi piacciono moltissimo, quindi anche lì sono pannelli disegnati, sono disegni che si muovono e in qualche maniera c'è sempre un. Non so se qualcuno ha avuto modo di dare un'occhiata alle cose che ho fatto, un legame abbastanza stretto tra immagine e testo è quello che faccio. E quindi. Infatti, senti, entriamo subito nello specifico. Uno si immagina che, diciamo, può immaginarsi che il poeta scriva solo o in versi o, come dire, anche con un linguaggio di ricerca. Tu pratichi anche segni e scritture che non sono necessariamente intellegibili come una parola, è corretto? Cioè, Sì. ti occupi anche di immagine, fai dei film, anche film sperimentali che io ho visto in rete sul tuo canale, piuttosto che no. In che senso si integra il linguaggio poetico, quello a cui tu sei appassionato, cioè quello di scrittura, a questi altri linguaggi? Il lavoro è su tanti fronti. Beh, più di una volta mi è capitato di dire che diciamo, il lavoro di scrittura lineare per me, attraverso i vari libri nel tempo pubblicati, è una sorta di costituzione lenta nel tempo di un'unica opera che si intitolerebbe Delle restrizioni, no?
paradossalmente non c'è nulla di più aperto, invece, no? Opera aperta quant'altre mai, perché si basa anche su tantissimi stili diversi. Nel tempo mi sono reso conto che questi stili debordano anche nell'immagine, in tutti i modi, nei modi più diversi, e anche nei modi della scarsa o nulla leggibilità. In tante occasioni, chi segue appunto i miei vari canali, si sarà imbattuto in questa espressione, asemic writing, cioè una scrittura asemica o asemantica, ma Cos'è? asemica forse è un mito. Lo spieghi per Sì, è qualcosa che assomiglia a tutti gli effetti a una scrittura, ma quindi con tutti gli elementi della riconoscibilità che noi attribuiamo normalmente a linguaggio scritto, che può essere appunto, se si tratta di una scrittura corsiva, l'andamento a formare occhielli e glifi che un po' ricordano un'effettiva scrittura a mano, oppure se si tratta di qualcosa di tipografico, qualcosa che sembrerebbe essere riconoscibile come pagina gutenbergianamente organizzata, e invece non lo è, cioè non c'è nulla di decifrabile e di comprensibile. E come si legge, se si legge? Si osserva, per usare l'espressione di un libro che è stato pubblicato tempo fa dal MIT, in realtà sulla poesia visiva, più sulla poesia concreta in generale, si tratta di words to be looked at, cioè parole da guardare, non da leggere, almeno non da leggere linearmente. In alcuni casi si decifrano alcuni frammenti, in altri no. Ed è una realtà dal punto di vista artistico, sì, se vogliamo dirlo, che comincia ad avere una sua qualche diffusione. A Ginevra adesso c'è un'importante mostra al Centro d'Arte Contemporanea, negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni 90, soprattutto grazie a due autori in particolare, Jim Leftwich e John Byrum, e poi l'australiano Tim Gaze, c'è stata una grande diffusione di questa pratica, che appunto è una pratica di scrittura graficamente attraente, e che attrae proprio in quanto mima l'atteggiamento della lingua, il modus operandi sulla pagina della lingua scritta, ma non è lingua scritta. E in realtà ci sono in Italia, ma in tutta Europa, dei precedenti più che illustri, di cui probabilmente questo movimento, chiamiamolo così, è una coda, e qualche nome può essere fatto, quello di Henri Michaux, oppure di Mirta d'Hermisage, oppure di Leon Ferrari, quindi non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo. Ce ne sono moltissime appunto di queste esperienze che hanno attraversato il Novecento. Pensiamo anche agli alfabeti illeggibili di popoli sconosciuti di Bruno Munari, che ha iniziato a farli negli anni 40 e ha proseguito fino agli anni 80 inoltrati. Se ne trova qualcuno nel libro Codice Ovvio, per esempio. Ti interrompo per dire, diciamo così, per fare il classico commento inappropriato, cioè nel senso che è una scrittura in qualche modo che sembra addirittura in certi casi simile a quella di un bambino che non sa ancora scrivere, cioè quindi traccia sui bambini quando sono piccolissimi, come dire, che fanno finta di saper scrivere una parola, magari cominciano a tracciare dei segni che hanno in qualche modo per loro significano qualcosa e tu gli chiedi cosa c'è scritto e lui ti dice che c'è scritto una cosa ma non c'è. È possibile fare è una stupidaggine pensare una cosa di questo genere. Beh, per certi aspetti no, c'è anche un aspetto ludico fondamentale che comunque non può essere escluso da tutto ciò, e tutto un po' dipende dalla bellezza e dalla produzione di senso, dove il significato chiaramente non c'è, che la pagina dà a chi osserva. Diciamo banalmente la bellezza della pagina. E c'è uno dei maggiori responsabili, in senso buono, in senso positivo, della diffusione di questa pratica, che è Michael Jacobson, statunitense, che ha da anni un suo blog che si chiama, e che ha lo stesso nome del più grande gruppo in rete di scrittura asemica che c'è, The New Post Literate, cioè il nuovo post letterato. Cioè, si tratta di un po' congiungere i due estremi, l'infanzia, dove ancora non si raggiunge una padronanza, anzi forse nemmeno una conoscenza della parola scritta, e una situazione in cui intenzionalmente, un po' come faceva Dubuffet, si abbandona, si lascia quel tracciato che un po' è il tracciato un po' intenzionale, un po' dittatoriale della scrittura come logos, e ce la si lascia alle spalle.
Senti, ti dico, poi abbandoniamo questo argomento, andiamo su altre tue pratiche che, così, che sono anche che sono interessanti, che sono più, come dire, basate su, che fai con altri mezzi, diciamo, ecco, non solo con la scrittura. E io che sono un po' più di qualche anno, diciamo così, precedente a te, negli anni del liceo mi sono appassionato di poesia visiva e concreta italiana. Quindi, insomma, voglio dire, poi ho conosciuto Isgrò, Arrigo Toratottino, Starenco, li ho frequentati, ho fatto io dei lavori, eccetera, eccetera. Quindi, e poi ovviamente sono stato, come dire, in qualche modo folgorato da tanti artisti come Katie La Rocca, come Mirella Bentivoglio, come tanti altri, eccetera. In che modo, cioè, la scrittura semica è nata in qualche modo questo movimento che tu dici americano piuttosto che no, anch'io la praticavo e la facevo e ho ritrovato ancora dei pezzi che ho fatto praticamente fra i 18 e i 19 anni in una soffitta, l'ho trovato mio figlio. Poi te ne manderò uno così per. Sì, no, mandami, per piacere. Diciamo, la poesia visiva è completamente diversa, no? Dalla scrittura semica, o no? È così. Sì, diciamo, la poesia visiva, cioè quella che comunque include delle immagini all'interno del discorso grafematico, comunque dell'aspetto grafico, è un po' una tentazione che molti academic writer hanno e che si muove un po' verso il pittorico, a volte con una prevalenza del pittorico, cioè comunque è un arco di possibilità di sperimentazione molto ampio, quindi si va da questo fino invece alle esperienze un po' più rigorose dal punto di vista della vicinanza invece alla poesia concreta, quindi soltanto all'aspetto alfabetico o pseudo-alfabetico del testo, e quindi di fatto c'è una prossimità che in vari modi si declina, c'è chi appunto fa una scrittura che non è comprensibile e che però ha delle tentazioni pittoriche, e chi invece rimane più fedele all'aspetto alfabetico, come se si trattasse veramente di un alfabeto che va imparato, ma non è possibile impararlo perché non esiste. E questo movimento americano in che anni inizia questo lavoro di poesia? La mitografia, che poi tale non è perché è storiografia, alla fine degli anni 90 John Byrom scrive una lettera a Jim Leftwich e iniziano a scambiarsi dei testi che in realtà sono alfabetici, non sono grafici, non sono calligrafici, dove appunto però la parola è esplosa in maniera talmente poco riconoscibile, con delle neoformazioni che non sono neanche formazioni in realtà comprensibili, al di là del Finnegan's Wake joyceano, da far dire a uno dei due, Byron, se non sbaglio, che se proseguendo su questa linea si andrà verso una asemic writing. Asemic nel vocabolario inglese, ed è questo il motivo per cui poi ha stentato un attimo all'inizio ad imporsi come vocabolo, segnala una difficoltà di linguaggio, in realtà una patologia, la patologia di chi non riesce a esprimere il proprio pensiero, il proprio sentimento, le proprie idee in nessun modo, perché appunto c'è un blocco del segno, il segno non nasce il segno, quindi una cosa molto radicale e completamente traslata da un ambito che non è quello artistico, è quello medico. Patologico. Era patologico, il neuropatologico. Poi in realtà, invece, nel tempo non solo si è diciamo cristallizzato come l'espressione più diffusa per definire un certo tipo di pratica, ma fin da subito, prima ancora che ci fosse la rete ha dato poi un'esplosione, ha portato un'esplosione enorme di queste pratiche, c'è stato da subito un riconoscersi delle persone che facevano queste stesse prassi. Io tuttora sul gruppo Facebook della Semic Writing, New Post Literate, leggo di persone che scoprono questo gruppo adesso e che postano dei materiali che loro facevano negli anni 70, negli anni 80, quindi È un po' come il mio caso, diciamo. esatto, si trovano, io stesso nel mio piccolo ho ritrovato un'agendina degli anni boh, 1987, 88, una cosa del genere, in cui avevo fatto delle intenzionali imitazioni di un alfabeto inesistente. Credo che l'abbiamo fatto tutti un po' per scherzo, nel momento in cui chiaramente
diciamo, capacità grafiche aumentano, cambiano, o migliorano, peggiorano forse, però con qualche esito di esecuzione di senso in più, ci si trova immersi in una vena che non si sapeva esistere, una vena, non dico d'oro, forse d'argento, però che comunque è diffusissima. Comunque io lo dico per quelli che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno, perché poi questo nostro incontro verrà scaricato e messo sui nostri canali social, MTMTV, eccetera. Che quando io mi trovo davanti come dire, a uno scritto asemico, che sia tuo, che sia di chiunque altro, insomma, poi in rete, vengo catturato dalla misteriosità, cioè è come se ci fosse sempre un mistero sotto. Mentre la parola alfabetica, diciamo così, con i caratteri che io so, se io scrivo Luigi è Luigi, no? Per dire, quindi se io scrivo mela è mela, ecco, alla fine. È quella cosa lì, mentre invece la scrittura asemica mi affascina e la trovo infinita, cioè ho come la se mi sembra che possa essere infinito il processo di grafia dell'essere umano, quindi potrebbe continuare all'infinito ed è veramente misterioso, cioè una cosa che non si può sondare, cioè un po' come sì, probabilmente come dici tu, è un problema, nasce da un momento, cioè anche da aspetti patologici e quelli è un altro paio di maniche, però diciamo io so scrivere una parola normale, alfabeto, e poi invece non la scrivo, comincio a tracciare dei segni. Questa cosa del vero, secondo te è possibile, è valida? Pensare. Assolutamente sì, tant'è vero che più di una volta mi sono trovato a vedere alcuni osservatori di opere mie o altrui di carattere asemico in una mostra collettiva personale che cercavano di decifrare nel groviglio dei segni qualcosa di riconoscibile, di riconducibile a elementi sì, decifrabili. E quindi l'idea comunque di voler penetrare una foresta di segni c'è sempre e a volte questo non è completamente un intento completamente peregrino perché in alcuni casi non credo di essere il solo a praticare un tipo di scrittura asemica che talvolta fa ricorso alla sovrapposizione o alla disposizione grafica sulla pagina in maniera irregolare di parole che in realtà nascono come leggibili. E che quindi o nella sovrapposizione o nella scomposizione estrema diventano esplose, diventano decifrabili. Un po' come quegli esperimenti che si facevano, appunto, che facevo anch'io con la macchina da scrivere, per cui continuavo a scrivere sulla stessa riga parole fino a che poi diventava un segno, giusto? Diventava proprio una pittura, essenzialmente fatta da scrivere. Va bene, mi piacerebbe parlare all'infinito di questa cosa perché mi appassiona tantissimo e il fatto che ne parlo con te perché, come dire, tu, diciamo, contornato, io dico, da una serie di altri scrittori che abbiamo anche con cui abbiamo fatto delle dirette, eccetera, eccetera, sei più appassionato, sei più esperto anche di questo settore qua. Però parliamo anche delle altre forme. Io so che tu facevi una cosa con Facebook, con la poesia. Ce lo vuoi raccontare? Su Facebook diverse cose in realtà, come diciamo, usato in linea di massima principalmente come megafono o moltiplicatore dei materiali che però nascevano altrove, più che altro su Slow Forward, che è il mio sito principale, che è nato nel 2003, oppure con Gamma, che invece è un sito collettivo che si occupa di scritture contemporanee, scritture di ricerca e arte contemporanea, che in questo momento conta come redattori Michele Zaffarano, Andrea Raus e Mariangela Guatteri, e come collaboratori Damiano Abete. Facebook, io la prima iscrizione mi pare risalga al 2007-2008, qualcosa del genere, non era ancora un mezzo invaso dai gatti e non era neanche invaso così dall'ampiezza anche di interessi, per carità, pienamente culturali, bellissimi, ed era veramente uno strumento, almeno a me è capitato di muovermi con molto agio e con molto piacere nelle pagine degli statunitensi, artisti, scrittori, ma soprattutto artisti visivi o verbo visivi, autori di materiali verbo visivi. Io ho sempre avuto una predilezione per la poesia concreta, più che per
quella visiva, ma comunque diciamo, entrambi erano particolarmente e sono tuttora presenti in rete. Qualcuno magari ha lasciato o rientra di tanto in tanto. E questo mi permetteva di stare in contatto con loro e di scambiare con loro una quantità di suggerimenti, indicazioni, eccetera. Quella Al punto, cosa che dimmi. dicevi di disperdere delle poesie per la città, Sì. ecco, se lo vuoi. Sì, una pratica che mi sono inventato in realtà, credo se non ricordo male, nel 2011 o 2010, che consiste nella pratica dell'installance, cioè qualcosa che è insieme installazione e performance, Ok. secretly performed installation, cioè un'installazione performata ma in segreto, Ah, sì, ok. per cui si lascia in luoghi che non vengono né scoperti né chiariti neanche dopo degli oggetti in linea di massima a base testuale, ma possono essere materiali asenici, semantici, oppure scritti veri e propri, oppure anche oggetti o idee di oggetti, insomma, cioè la varietà è ampia, e poi se ne può anche non dare, ma di solito si dà notizia della cosa su un blog, sito, eccetera. Ho creato un blog a questo proposito. La cosa più recente che ho fatto in questo senso qui è stata proprio al Centro di Arte Contemporanea a Ginevra, perché quando c'è stata l'inaugurazione il 28 gennaio di questa mostra, Scrivere disegnando, si chiama, adesso sta riaprendo dopo il lockdown, che anche lì giustamente c'è stato, è stata quella di disseminare delle opere di questo genere, cioè essere lasciato solo nel museo prima che aprisse e lasciare qua e là una serie di materiali. Per cui c'è da una parte l'idea della materialità dell'oggetto e la sua smaterializzazione però davanti all'ampiezza del luogo, quindi c'è un'opera che viaggia sicuramente nel tempo perché comunque rimarrà lì, e addirittura in un museo, ma si sa dove. E quindi in realtà è una sorta di scherzosa, ma fino a un certo punto diciamo scherzoso tentativo di parteggiare per l'ontologia piuttosto che per la metafisica dell'opera d'arte, cioè per la sua concretezza materiale piuttosto che per la sua aura, perché potrebbe anche non essere mai trovato l'oggettino. Ma quindi la performance era una performance segreta, cioè tu ti muovevi per la città di Roma, andavi, nascondevi, tracciavi, pavi, mettevi in giro quello che hai detto, dopodiché su un blog dicevi dove era stato messo oppure non lo dicevi. Beh, per esempio, una volta a Bologna ho detto che avevo lasciato una strisciolina di carta delle dimensioni, ecco, di un pezzettino di carta piccolo così, su Via Indipendenza. Via Indipendenza è lungo 1 chilometro, quindi balla a ritrovare. Ed era un frammentino anche abbastanza carino, grazioso, insomma, di scrittura semica, piccolo perché si poteva fare molto su quella dimensione. E quindi, E quindi, diciamo, dimmi, dimmi, vai, vai. E quindi la. E quindi ecco, la difficoltà c'è nel reperire, no, non è necessariamente creata intenzionalmente, cioè non è la volontà di nascondere l'oggetto alla vista, anzi può essere anche messo in bella vista e la documentazione del fatto di averla lasciata è una cosa, ma il fatto che qualcuno possa ritrovarla e goderne e gioirne è tutt'altra, nel senso che comunque se qualche passante a Via Indipendenza si è trovato a raccogliere quell'oggetto, a me fa piacere. Piacere. Quindi diciamo che era divisa in due, c'era la parte segreta che è la parte tua performativa e poi c'è una parte pubblica in cui tu dichiari di averlo Esatto, fatto. esatto, Adesso io mi sono bloccato, però spero che la voce si senta. esatto, esatto. Sì, la voce si sente sempre. L'immagine, sì, bloccata, immagino che sentire ti sento. E adesso ti vedo ma non ti sento invece. Adesso sono bloccato io. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Questo è un po' così, anche qui si potrebbe quasi, c'è un flusso narrativo, Sì, grazie, infatti. che è anche interessante. Senti, vabbè, io avrei tante domande da farti, però una curiosità, perché dici che sei più per la poesia concreta che per la poesia visiva e sei gentilmente, anche per quanti, diciamo, stanno seguendo e, come dire, non hanno proprio
la dimestichezza con questi termini perché pensavano alla poesia che va a capo, diciamo così, ma senza, non ho nulla, diciamo così, con questo, contro questo pensiero, perché la cosa bella è la curiosità, e dire le differenze e perché a te piace di più la poesia concreta. Sì, è la distinzione un po' quella che faceva tanti anni fa Lamberto Pignotti, ma che poi comunque un po' invalsa nella comune parlare di queste cose. Poesia concreta è la poesia che si basa sull'aspetto grafico delle parole, delle lettere che si organizzano sulla pagina, senza nessun aspetto però figurativo, cioè non ci sono, non so, compare la parola ma non compare un'immagine. Poesia visiva invece proprio nel visivo ha un tentativo di integrazione con elementi alfabetici che pure compaiono nel testo. Quindi ci sono due modi diversi di intendere la parola. La parola isolata, come se avesse un potere quasi alchemico, quasi indipendente dalla visione, dall'attività retinica dedicata al mondo, e invece un'idea spesso anche, diciamo, d'impatto, no? Intenzionalmente d'impatto della poesia visiva, che è appunto il tentativo. Facciamo per esempio proprio il caso del gruppo 70 a cui faceva parte Firenze, di cui faceva parte, Mica. che ha fondato Lamberto Pignotti, Ah, Puccini, Eugenio Micini. che invece fa uso di immagini, con a volte immagini della pubblicità, immagini della più sfrontata anche intenzionalmente quotidianità, che vengono però sottolineate da parole magari in contrasto, irridenti, ironiche, eccetera. Sono servite anche molto a tanti copywriter poi degli anni a seguire, che hanno copiato, hanno Sì. sacchettato man bassa questa. Queste idee. No? Senti, ti voglio tornare un attimo solo a una domanda sulla nascita, diciamo così, di questo movimento negli Stati Uniti negli anni 90, della poesia semica, salto perché me la sono dimenticata. Ci sono anche delle ragioni sociali o politiche, secondo te, alla base di questa nascita, oppure no? Vengono un po' invocate, secondo me, ex post, cioè in realtà nasce prima il piacere di fare un certo tipo di cose e poi l'idea che questa illeggibilità sia una sorta di battaglia appunto contro un logos opprimente, contro un'imposizione della regolarità della scrittura e quindi della regolarità della propria posizione sociale e politica all'interno di un contesto. Però di fatto c'è anche questo. Cioè, è qualcosa su cui molti insistono e non è sbagliato, non è di fondo sbagliato, anche se chiaramente bisogna un po' anche ridimensionare l'effettivo impatto di operazioni di questo tipo, perché anche lì prevedono chiaramente una difficile, anzi proprio intenzionalmente difficile transitività dell'azione linguistica, cioè non passa, e quindi non può avere in generale un contenuto politico positivo, però poi di fatto è diciamo più di ispirazione per poi fare altro, forse. Prima di andare avanti, diciamo così, sugli aspetti più sperimentali, diciamo, al di là, come vedi, un po' ti sto sfruttando, cioè sto approfittando del fatto che comunque non sei solo uno scrittore, diciamo, di libri che uno può trovare tranquillamente sulla rete, ma sei un praticante, un alchimista del linguaggio in qualche modo. Però voglio arrivare a una. Voglio chiederti una conferma, perché parlando con Michele Zafarano, che io ho conosciuto casualmente 2 anni fa per una recensione di un suo libro su Alfabeta, poi siamo entrati in confidenza e lui ha lavorato per me, ha scritto un testo per una performance che si chiama Rooms for Secrets che abbiamo fatto a Milano e che dovevamo rifare quest'anno, poi c'è stato il Covid, ma che probabilmente l'anno prossimo rifaremo con i testi di Zafarano. Lui mi ha detto, io sono arrivato a Roma e a un certo punto ho incontrato Marco Giovenale e mi ha messo in comunicazione con altri. Io mi sono fatto un po' l'idea che Marco Giovenale, poi magari tu dirai che non è così, sia un po', la persona che crea rete, diciamo, intorno e attraverso delle degli altri artisti, poeti, scrittori, ricercatori che in qualche modo sono
interessati a un'evoluzione del linguaggio in questi termini. Ho detto una cosa sbagliata oppure no? Non ti ho detto che sei un leader o che sei, come dire, no, cioè, però ho detto una cosa sbagliata oppure com'è che funziona, diciamo così, il tuo rapporto politico nella polis e poi, diciamo, in giro per l'Italia, perché poi non è che si ferma solo lì il lavoro. Sì, la cosa ha senso proprio estendendola poi anche agli altri, in questi termini. In verità c'è stata una serie di congiunture fortunate che negli anni, inizio anni 2000, hanno portato alla costituzione di una vera e propria rete, di cui io come altri ero un nodo, sicuramente non il centro, però un nodo particolarmente chiacchierone e loquace, forse nel tempo. E creato siti, pagine web e messo in contatto persone anche distanti da loro. E la fortuna ha voluto, per esempio, che nel 2004, se non sbaglio, io incontrassi Alessandro Broggi in occasione di un convegno che c'era a Firenze, non ci conoscevamo, il mio intervento comprendeva riferimenti a scritture contemporanee legate a esperienze di arte contemporanea di cui lui si occupava prima persona proprio per lavoro, perché scriveva per una rivista occupandosi proprio di recensioni di mostre d'arte contemporanea, e quindi siamo, come dire, immediatamente trovati. E nel 2004, stesso anno, Michele Zaffarano si trasferisce da Milano a Roma. Io ero già entrato in contatto con Gerardo Bortolotti, grazie a delle edizioni online che faceva Biagio Secolare Edizioni, erano degli ebook meritevolissimi perché non solo riproponevano testi praticamente introvabili, adesso ce ne sono tantissimi, non sto a citarne nessuno per non scontentare nessuno, ma anche molti, molti autori invece giovani o giovanissimi. Noi non eravamo giovanissimi, comunque eravamo relativamente giovani e ci siamo trovati io e Gerardo in questo modo. Gerardo mi ha anticipato l'arrivo di Michele, ho scoperto, conoscendo entrambi, Michele Zaffarano e Gerardo Bortolotti, che loro avevano già conosciuto Broggi all'università anni prima. Quindi è stato come costituirsi di un nucleo che in realtà era in qualche maniera una vena sotterranea. Perché dico sotterranea? Perché l'impressione che ho io è che non solo noi, adesso ho fatto questi nomi, ma potrei aggiungere sicuramente molti altri nomi, adesso non voglio ripetere. Ripetere, non voglio offendere nessuno, lasciar fuori nessuno. L'impressione è stata quella veramente di quasi negli anni 90 scavare un po' come talpe, un percorso individuale scollegato e sconnesso da altri sodali che non c'erano ancora perché semplicemente non sapevamo che ci fossero. Spuntare, sbucare, mettere fuori la testa in questo campo che è stato quello dei primi anni 2000 e guardarsi in faccia, riconoscersi e scoprire che facevamo più o meno le stesse cose o cose che potevano andare in sintonia. Quindi di lì a un paio d'anni abbiamo fondato il sito, prima blog e poi sito Gamma, gamm.org, e da lì è nata un'attività amplissima che si è moltiplicata in termini di incontri, connessioni con il mondo anglofono e francofono, per cui abbiamo avuto ospiti, autori francesi, statunitensi, soprattutto in Italia. Siamo andati noi fuori d'Italia più di una volta, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, eccetera. Uno su tutti, proprio perché tu appunto ti sei occupato di lui leggendo il suo testo poco tempo fa, è Jean-Marie Glaise. È stato fondamentale in tutto questo, e questo ha costituito di fatto una rete, di cui non io ero il centro, forse un nodo un po' più No. chiacchierone rispetto ad altri. Diciamo, la figura di quella che negli anni 70 si poteva chiamare l'intellettuale organico, negli anni, cioè, come dire, quello più, cioè il nodo a cui magari, da cui passano più cose, ecco, possibile, passano più informazioni. Sì, anche perché mi capitava di conoscere per un'attività iniziata in alcuni casi qualche anno prima, oppure no, però mi capitava di conoscere persone che magari Michele e Gerardo non conoscevano, ma valeva anche il contrario. Quindi ci sono stati contatti importantissimi, ma soprattutto dal punto di vista del contatto e della traduzione con materiali Certo. sperimentali di altre lingue. Quello è stato fondamentale l'apporto di Gerardo e l'apporto di Michele e anche quello di Alessandro, ovviamente. Senti, allora, e c'è un rapporto
diciamo, di questi, non lo voglio chiamare movimento, però di questo, di fatto, questo modo di fare, di pensare il linguaggio, di sperimentare il linguaggio della poesia, della che si collega in qualche modo almeno alle università, non voglio dire, cioè, o no, o rimane staccato assolutamente. No, diciamo che almeno sicuramente dal 2009, dopo l'uscita di un libro che metteva insieme gli allora partecipanti al gruppo, alla Sito Gamma, dal libro Prosa in Prosa, nella collana Riformato, pubblicata dalle Lettere e curata da Andrea Portellessa, ecco, da quel momento in avanti c'è stato un interesse sempre più forte da parte dell'università, ma c'era già da prima, tant'è vero per esempio che uno dei due prefatori di quel libro lì era Paolo Giovannetti, che insegnava Yulm a Esatto. Milano. Eravamo già nel 2007 stati ospitati, io, Michele ed altri, Lidia Rivello e Giulio Marzaioli, un incontro con letture, eccetera, proprio a Lione, alla scuola dove insegnava Jean-Marie Pleyse. Interesse poi c'è stato Quindi da l'università, parte. all'ambiente universitario, diciamo così, è romano, adesso perché voi siete a Roma, essenzialmente. È ricettivo rispetto a questo tipo. Sì, anche non so se mi senti, io ho difficoltà. Amato, spero che non. Si sta riprendendo la linea? Ah, ok. No, dicevo, l'università, per esempio, a Roma è stata particolarmente sensibile, soprattutto nella persona di Luigi Magno, che ha ospitato varie iniziative, anche appunto di traduzione, non soltanto legate all'ambito suo specifico, che è quello della francesistica, quindi l'Università Roma 3, qui a Roma, ma si sono fatte letture anche alla Sapienza, e poi ci sono state occasioni di incontro fuori Roma, invece con altre realtà universitarie. Sto pensando per esempio a un'altra che trasversale rispetto appunto all'area della ricerca, perché ospita anche autori un po' più classici come impianto di scrittura, nell'Università della Pennsylvania, che ha con UPenn un archivio gigantesco di testi letti, quindi MP3 e altri file, altri formati di poeti di tutto il mondo. C'è una sezione italiana curata da Jennifer Scappettone, che ha accolto molti testi. Poi Certo. è legato chiaramente all'università e alla direzione, all'idea, all'imprinting che gli ha dato un grande scrittore di ricerca, che è Charles Bernstein, Vedi, che ha fondato questa cosa. allora, è chiaro che la rete, il web, come l'hai detto tu, dagli anni 90 in poi, insomma, ha fatto crescere esponenzialmente i contatti. Quando ero piccolo io non c'era ancora neanche il fax, quindi ci scrivevamo delle lettere. Allora, a proposito della rete o del web, tu prima hai parlato di Facebook, hai parlato quindi di un social che all'inizio tu trovavi, ovviamente prima che esplodesse, diventasse massivo, così come lo è diventato, una possibilità di sperimentazione. Quanto c'è? Perché tu poi lo fai, hai un profilo Instagram, quindi non sei un intellettuale, scusa il termine intellettuale che magari ti sta, però non sei un intellettuale che non, cioè dice no, io per carattere oppure per formazione aborro, come direbbe Mughini, aborro la rete, i mezzi, i telefonini, gli smartphone, eccetera. Cioè tu in qualche modo, anche con le tue performance, le tue secrets, le tue performance segrete, cioè come dire, affermi il fatto che in realtà sono tutte penne, sono tutte, come dire, possibilità di scrittura. È corretto dire una cosa così? No, secondo me, tra l'altro, è da considerare l'eventualità che non è un'eventualità, e che penso inizi addirittura ad attrarre studi, già successo, sta succedendo da parte dell'Accademia, l'eventualità che il lavoro dei e nei social sia in verità un altro elemento di, così, di
di interesse accademico, proprio di studio, quindi che tante scritture, e più ancora che scritture, proprio occasioni di produzione di senso attraverso la moltiplicazione delle possibilità della parola legate a ciò che parola non è, quindi immagine, suono, eccetera. Ecco, che tutto questo, che questa stranissima architettura, questa interconnessa, interlacciata e anche un po' sfilacciata in realtà, organizzazione della produzione del senso, arrivi a costruire qualche cosa che non è più la poesia, che in Francia da tempo si parla di poesia, ma che la include, non la sta escludendo, la include, ma in maniera che è completamente al di fuori di ciò che potevano pensare, organizzare e fare gli stessi sperimentatori più estremi che il Novecento ha conosciuto, perché semplicemente non c'erano determinate cose. Quando mi si dice, per esempio, che la produzione e costruzione della scrittura, della pagina attraverso il motore di ricerca Google, adesso non entro nel dettaglio, insomma, il cosiddetto Googleism, è più o meno la stessa cosa dei dadaisti che mettevano le parole nel cappello. I dadaisti nel cappello non mettevano, non so, 50-60 milioni di punti, mettevano quello che potevano ritagliare in un giornale. Non è la stessa cosa. La domanda che ti volevo fare, che cos'è la Google Poetry? Allora, Cosa si intende? si fa. Come? Cosa si intende per Google Poetry? Cioè, Intendono un tipo di scrittura che fa abbondante uso del motore di ricerca più utilizzato nel mondo, che è appunto Google, ma volendo anche altri, insomma. Ed è uno degli strumenti che il Novecento, perché già qualcosa era iniziato prima, ovviamente, ma soprattutto gli anni 2000 hanno trovato. Per, dico io, spostare l'inconscio dell'autore in qualcosa che non è la sua vigilanza piena e totale. È come una sorta di, come dire, di collocazione della bocca in un punto che non è più il corpo. E però nello stesso tempo che è inevitabilmente, inestricabilmente connesso al corpo, noi il cellulare lo teniamo in tasca, non riusciamo a staccarci dagli oggetti, no? Che sono in qualche maniera la nostra connessione neurale seconda, che sono appunto il computer e il cellulare, attraverso cui di fatto adesso stiamo stabilendo un contatto molteplice anche con tante altre persone, non siamo solo noi certo, questo. esatto. E il googlism che è questa poi l'espressione, il termine che Googlism. si è diffuso. Nasce un po' un parto con un movimento letterario, in realtà, insomma, è un po' sfalsata la cronologia, io penso, ma che si chiama Flarf. Flarf negli Stati Uniti, in inglese, significa fuffa, qualcosa di diciamo, di. Non ti sento. Scrive fluff. Ah, Flarf si ah. scrive Flarf, e nasce nel momento in cui un poeta decide di scrivere a una rivista che sostanzialmente accoglieva molti, con grande generosità, molte, molte, molte poesie, anche abbastanza bruttine, e scrive una poesia che va oltre il brutto, è talmente inguardabile, inascoltabile, piena di interiezioni e di stupidaggini, che dice, beh, questa viene rifiutata. Ovviamente la poesia invece viene accolta, pubblicata, e da lì nasce l'idea e la prassi attraverso una newsletter, a cui tra l'altro io, senza saperlo, ho anche partecipato, grazie a Gerardo Bortolotti, in cui ci si scambiavano poesie di questo genere, costruite sostanzialmente con l'uso di, nutrendo il più vorace motore di ricerca del mondo, che è appunto Google, con delle richieste assurde, Gattini, Repubblicani, Costa, Yacht, e qualche altro, si preme invio, e quello che viene fuori non viene usato così. Ecco, questa è un'altra differenza. No, no, spiega, spiega perché è interessante. Questa è un'altra differenza con l'aleatorio normalmente legato alle prassi delle avanguardie. Non è un aleatorio totale. In realtà è Casey Sylem Mohammed, che è uno forse dei principali teorici, che sentite mia figlia, perché lei è una grande googlista, insiste sulla fortissima intenzionalità che sta dietro
l'organizzazione del testo come il motore di ricerca lo restituisce. Il motore di ricerca è chiaramente brutalmente incapace di organizzare i materiali e tu prendi questi materiali e li organizzi in testo in maniera ovviamente un po' connotata e venata di intenzionalità, non è possibile, no? Astrarsi completamente da ciò. E questa cosa qui ha avuto un tale successo che negli Stati Uniti per almeno 10-15 anni è stata un po', per certi aspetti, un po' la protagonista di tutto quello che Poetry. questa Google Poetry, il movimento Farfan nello specifico, con una serie di nomi che adesso non sto a fare, Robin McCain, Casey Selam Mohammed, adesso ovviamente che li cerco non mi vengono. E loro, poi chiaramente col tempo la cosa si è un po' attenuata e alcuni di loro si sono un po' più mossi verso una scrittura, come dire, a vincoli, quindi un po' vicino a quello che faceva l'Ulipo, ci si dà dei vincoli specifici per cercare le parole in rete oppure per lavorare su dei classici. Un classico è appunto un tipo di lavoro di anagrammi fatto su Shakespeare, organizzata e diventato poi libro da Casey Selam Mohammed, e quindi hanno un po' cambiato strada. Però questa possibilità c'è, continua a esserci, e se, a mio avviso, è una delle cose più anche divertenti che possono essere fatte e sorprendenti, perché molti che fanno questo tentativo poi rimangono abbastanza colpiti dalla ricchezza di possibilità che un inconscio esterno, non il nostro inconscio, quindi l'inconscio della rete ci dà. Per chi fosse interessato, su GAMM c'è gamm.org, come ripeto, c'è questo scritto di Casey Selam Mohammed che si chiama Salt Poetry, che è stato tradotto da Gerardo Bortolotti nel 2006, se non sbaglio, che è una delle prime cose che abbiamo pubblicato su GAMM, e che spiega appunto come si fa una poesia con Google. Poi ti vedo bloccato di nuovo e senza audio. Non so se tu mi senti. Ecco. Ok, allora volevo. Adesso no? Ci sono. Adesso ci sono. Adesso. Ok, ci Mi sei. senti? Ok. Sì, ti sento e ti vedo. L'ultima domanda. Dunque, mi pare che uscirà un tuo prossimo libro, beh, appunto, attraverso Google, ripeto, e invito tutti a cercare Marco Giovenale, e quindi troverete, come dire, una serie di pubblicazioni che si possono raggiungere e avere o attraverso librerie o come dire, spedizioni. Adesso che cosa? Dunque, io leggo che uscirà delle osservazioni, una plaquette di poesie, giusto, che si intitola Delle osservazioni, Sì, per un editore. che si chiama Blanc, per una collana creata da poco da Andrea De Alberti, di cui è uscito fino adesso soltanto un libretto, che è questo qui di Andrea Raus, dal titolo molto, molto bizzarro, perché in realtà è un'opera grafica. Vabbè, adesso non voglio tediarvi, ma insomma è molto intelligente come titolo, poi, ma è uno con un punto esclamativo al centro, che quindi è una I rovesciata anche. E il mio libro invece sarà una sorta di fusione di alcuni editi, di due libri che si intitolano Criterio dei Vetri, uscito per Edipus nel 2007, e Storia dei Minuti, uscito per Transeuropa nel 2010. Sono tutte e due, in realtà rimangono opere indipendenti. Però le ho sempre pensate, queste due, più altri testi che sono sparsi nella mia opera come facenti parte di un unico discorso. Ho cercato di dare forma a questo discorso con questo libretto che, grazie appunto ad Andrea, uscirà quando, non lo sappiamo, perché bisogna un po' vedere anche la situazione generale quale sarà. Ed è un però voglio avvisare i lettori che sarà un, che è un libro non di googlism, cioè è un libro quasi classicamente lirico per certi aspetti. Certo, perché lascialo dire a me, cioè io ti ho spinto nelle direzioni, cioè perché so che tu sei edotto e ne sai dell'argomento, così, e quindi ne ho approfittato per farti parlare, come dire, di altri movimenti che sono la tendenza
delle tendenze e sono tendenze e continuano ad essere. Però poi dopo tu scrivi anche, come dire, in maniera grafica normale con i libri Lineare, lineari, come certo. lineare, quindi si può leggere tranquillamente. Io ne ho letti e ho apprezzato. Diciamo, è un tipo di ricerca che tu conduci con vari tipi di linguaggi, è corretto dire questo, quindi. Sì, proprio nell'ottica di questa idea ampia di stili, o libro formato di libri che si intitolerà quando sarà delle restrizioni. In realtà, più che restringere, apre a 100 o 360 gradi il ventaglio delle possibilità della scrittura. Quello a cui mi sto più dedicando in realtà è molto meno la poesia, molto più la prosa in prosa, appunto, prendendo questa espressione di Gleizzi. Il titolo delle restrizioni cioè, racchiuderà un po' il lavoro che tu hai fatto portando avanti tutti questi canali, diciamo così, di sperimentazione, corretto? Sì, esatto. Tra queste cose ci sarà quindi sia la scrittura più di ricerca in prosa, di un libro come quasi tutti, uscito in seconda edizione adesso per Miraggi da un paio d'anni, e sia invece le cose più organizzate secondo un'idea di testualità lineare e di accapo super significante, o comunque giochi con semantici organizzati in maniera, tra virgolette, classica. Come nei testi di questo libro che sta per uscire, delle osservazioni. L'ultimissima cosa, poi ti lascio davvero andare, ti ringrazio. La parte editoriale, cioè diciamo così, di questa poesia, di ricerca, non solo tua, ma anche di altri, eccetera, eccetera, come viene svolta? Sono case editrici che nascono magari e durano qualche anno, pubblicano, poi magari fanno fatica, sono tutte indipendenti, ci sono case editrici un po' più solide che magari raccolgono sotto un ombrello queste istanze oppure no? Come funziona? Dunque, diciamo c'è una apertura e attenzione da parte di alcune case editrici che è meritevolissima. E va detto, due esempi che faccio, anche perché mi riguardano personalmente, non potrei non farlo, anche proprio per gratitudine, è la collana Fuori Formato di Andrea Cortellesa, che ha fatto molto in questo senso, proprio tra l'altro ospitando il libro Prosa in Prosa. E la collana per cui è uscito 10 anni fa ormai, Shelter, che è la collana di poesia della casa editrice Donzelli. Però in linea di massima si tratta di case editrici medie o medio-grandi che prediligono altre linee di Certo. ricerca o di scrittura. Chi si occupa quantitativamente in maniera molto, molto incisiva, secondo me, di questo tipo di scritture sono spesso, volentieri, più che case editrici, collane, o a volte collane che coincidono con la casa editrice. Quando con Michele Zaffarano e poi Mariangela Guatteri e Giulio Marzaioli abbiamo inventato la collana Benway Series, Sì. che ha tradotto testi di Ponge, di John Ashbery e di altri, nel 2013 erano e sono tuttora impraticabili idee di fondazione di una casa editrice, per questioni banalmente economiche e legate anche alle difficoltà di distribuzione che tutte in realtà le case editrici Quindi soffrono. è un'organizzazione editoriale per diciamo, quei materiali un po' più sperimentali e di tendenza, è un'organizzazione editoriale che nasce anche da un gruppo magari di stessi scrittori che traducono, eccetera, eccetera, che poi dopo, come dire, si diffondono attraverso librerie o distributori che comunque trovano una collocazione. Io so che i libri di Benway Series si trovano a Milano alla libreria Tadino, dove ora. Sì, oppure attraverso la rete, e quindi per Esatto. esempio case editrici come Tic Edizioni, come No. Chapter. Con cui abbiamo. Senti Marco, è stato un piacere parlare con te, ti farei. E spero di incontrarti ancora in un'altra diretta un po' più avanti, se vado avanti a farle, così torniamo a parlare di poesia, magari ci addentriamo in una di quelle, come dire, in uno di quei sentieri pericolosi e sperimentali o segreti che tu pratichi, giusto? Molto, molto volentieri. Grazie, grazie Ciao, scusami, ciao Marco, ti saluto tanto, a te. Ciao a grazie. te.
Ciao E ciao agli ciao. ascoltatori, a tutti. Ok, rimuovo in differita, eccolo qua. Adesso io dunque per concludere la nostra diretta, eccola qua, mi collego con Susanna che adesso come al solito dovrà dire una cosa che vediamo se si è ricordata di dire una cosa che ci hanno spiegato che dobbiamo dire in questa diretta. Susanna, cosa dobbiamo dire? Ah, cavoli! Allora, dobbiamo dire che cosa andrà in scena questa sera. Ah, Guarda. ma te lo sei preparato veramente! Allora, cari telespettatori, questa sera l'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, canale Vimeo, MTM Teatro. Eccolo qua. Buona visione! Hai visto che ho scritto il cartello quadrato, mi sono Sei ricordato. stato fantastico, dovevo pensarci io e invece come al solito, meno male che ci sei tu, Antonio. Senti, dalla poesia sperimentale, dalle tendenze, ci ha spiegato Marco Giovenale attraverso Google, attraverso, cioè, come dire, attraverso Facebook, attraverso, siamo arrivati a Pirandello, siamo piombati nel più tradizionale, diciamo così, delle lingue. Senti un po', ma tu la faresti una poesia facendo una ricerca su Google? Ma allora, adesso come adesso ti direi di no, anche se come al solito poi mi insegna anche Giovenale che per quante resistenze iniziali ci possano essere, poi si scoprono sempre nuovi mondi. E questo secondo me riguarda anche la poesia insegni, no? Perché mi è venuta in mente una cosa, che quando andavo al liceo, avevo appena imparato il greco. È una cosa un po' diversa, però secondo me ci sono delle similitudini. Avevo appena imparato il greco, allora ho iniziato a scrivere in quel periodo, sia per me stessa che a volte comunicando con la mia compagna di banco, in greco. Cioè scrivevo in italiano ma con le lettere greche. Ok, quindi era molto semplice, in realtà bastava conoscere le lettere greche. E si crea proprio quella cosa di cui parlavi tu, quell'alone di mistero, no? E in più cosa succede? Che non ti vergogni di quello che scrivi. Perché anche quando tu scrivi un segno, poetico, ci sta qualcosa dietro, no? Per te stai provando qualcosa, in quel momento stai pensando a qualcosa. Poi magari, l'altra persona non deve riuscire a leggerci qualcosa, però è soltanto guardarlo. Però tu ci stai mettendo qualcosa dentro. Quindi tu praticamente stai dicendo una cosa abbastanza perversa, cioè il giovane Cioè? poeta che si vergognerebbe Sì. di mettere giù dei versi, come diceva Marco Giovenale, di scrittura in scrittura lineare, può cominciare a fare delle, come dire, di cui non si riesce a capire Sì. niente. A quel punto lui dice: attenzione, è scrittura semica, quindi, come dire, è. Però non è solo una vergogna nei confronti di chi legge, è anche una vergogna nei propri confronti. Cioè, magari alcune cose non si riescono ad esternare come si vorrebbe, non riusciamo ad essere completamente onesti, e vederle in un'altra lingua, con un'altra scrittura simbolica, ci può aiutare a farlo, può aiutarci a Io facevo così almeno, mi ricordo che buttavo giù flussi di coscienza, non avevo il coraggio di farlo con le lettere che avrei subito io per prima identificato, e quindi mi mettevo a farlo con le lettere greche. Allora, ti spiego questo, ti faccio questa confessione pubblica, perché molti si sono Dai. chiesti, ma perché Antonio Sixti dopo la diretta magari ha parlato per 50 minuti con un poeta, con un professore, dopo 10 minuti se li passa con Susanna? Perché? Che ti è? Perché tu arrivi sempre con questa, vedi, con questa cosa che hai detto, hai subito, immediatamente, come dire, reso possibile anche la possibilità per chiunque di diventare poeta, poeta di questa scrittura asemica. Cioè, spiegando che cosa? Io mi vergogno di scrivere una poesia, poi magari la rileggo, dico, ma che vergogna scrivere queste cose, invece se faccio della poesia asemica non mi vergogno, perché sono dei segni, giusto? Eh sì, anche io per primo non li riconosco subito. Non li riconosci subito. Senti, siamo a 1:50 e poi Google ci manda via. Io non lo so se tu vedi questo countdown. Allora, diciamo due cose. La No, prima ma mi fido. Sì. mi sono ricordato di dire di Pirandello. Perché tu ti stavi Sei stato dimenticando. bravo. È vero, io mi stavo Tu ti dimenticando. stavi dimenticando, vero? Lo ammetto. La seconda che ti devo dire è questa. Mi si è bloccata l'immagine.
Sì, però ti sento. Sei bloccata tu, ma mi senti. Ok, Sì. la seconda è che martedì prossimo alla diretta avremo Pierfrancesco Maiorino e l'altra è Paola Bocci, cioè diciamo due cittadini italiani che si occupano di politica.